Giornata mondiale dell'acqua, non potevamo che essere presenti con le nostre telecamere a Caposele, che è la patria dell'acqua in provincia di Avellino. Qui ci sono le sorgenti, alcune delle sorgenti più importanti di tutta Europa. Partiremo in questo nostro mini viaggio con il presidente della Proloco, Concetta Mattia, che ci farà da cicerone, da guida per questa immersione speciale nell'ambiente stupendo, magico, caratteristico di Caposele. Caposele è acqua, Caposele è anche religione, Caposele ha varie sfaccettature, ma oggi ci concentreremo sulla questione ambientale. E appena finisce la mia voce, se il cameraman Francesco Rinaldi, che ringrazio per la solita operosità, lascia la telecamera per un attimino accesa, sentiremo il fiume Sele che va. E ci avviamo in questo viaggio partendo dal cortile, possiamo dire, delle sorgenti. Già qui troviamo una palazzina particolare. Se Concetta ci spiega di cosa si tratta. Oggi questa palazzina è la residenza dei carabinieri di Caposele, ma prima che cos'era e come è stata costruita soprattutto? Beh, in effetti siamo al cospetto di quella che è stata la prima sede amministrativa, anche un po' l'ufficio tecnico del cantiere dell'acquedotto pugliese. Questa è una palazzina che è stata inaugurata nel 1912 e in realtà ha una sua specialità, perché come poi potete notare anche dall'unica testimonianza concreta che ci è rimasta, la sigla con il logo a losanga originale, il primo logo di quello che all'inizio era Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. In realtà è, ripeto, testimonia questa scienza, ma è la sperimentazione di una nuova tecnologia che arrivò proprio per la costruzione dell'acquedotto per la prima volta in Italia, il cemento armato. Questa è una delle prime, se non proprio la prima, la documentazione non è precisissima in questo senso, palazzina costruita in cemento armato in Italia. E del resto non solo, insomma, ha, per carità, una struttura semplice, ma ha dimostrato la sua resistenza, seppur sperimentale, perché dal 1912, a parte il terremoto dell'80, superato il terremoto del 30, che comunque da queste parti fece danni, insomma, siamo abituati anche a terremoti di un certo tipo, e ancora rimane qui a testimonianza. I carabinieri, come dicevi, sono ospiti in realtà di questa sede storica, perché purtroppo col terremoto dell'80 perdemmo anche quell'edificio strategico, per una questione di guardiania, di accordo un po' anche con loro, risiedono in questa sede. Ultima cosa, perché è importantissima, appena i carabinieri di Caposele si ospiterà il Museo Nazionale, questo secondo gli accordi della Convenzione con l'Acquedotto Pugliese, il Museo Nazionale della Galleria Pamoncelli. Sarà veramente un bel museo, perché raccoglieremo parte di archeologia industriale, cioè tutti i materiali, i meccanismi, le attrezzature utilizzate dagli operai per costruire l'acquedotto, e anche un po' tutto il materiale storico, le collezioni fotografiche, i daguerreotipi originali, disegni, insomma. Penso che davvero quello compenserà poi la storia e onorerà quella stupenda storia che è stata quella della costruzione dell'acquedotto. E dopo questa prima parte ci avviamo, se Concetta me lo conferma, delle sorgenti vere e proprie di Caposele. Andiamo. It's just a dream, it's only fate. But still, if I change, everything would be the same. I can't take no more. I don't know what I'm fighting for. E come potete sentire dal forte rumore dell'acqua, stiamo entrando nel cuore delle sorgenti di Caposele. Mi anticiperà sicuramente Concetta Mattia e noi proviamo a capire. Ok, siamo in questa prima sala. Di cosa si tratta, Concetta? Cioè, dove siamo al momento? In realtà, più che delle sorgenti, noi siamo nella zona, nell'area di captazione delle acque. Le sorgenti vere e proprie, se volessimo essere, diciamo, precisi, puntuali e onesti, sono al nostro cospetto, il monte Paflagone e il monte dal quale nasce il fiume Sele. In realtà questa strutturazione e questa stanza sono state funzionali per poter prendere tutta l'acqua che, un po' come una grande doccia, fuoriusciva dal calcare del monte Paflagone in maniera, ripeto, un po' disordinata. E quindi sono stati fatti questi primi scavi con questo muro di sostegno che praticamente prendono l'acqua e le fanno, diciamo così, iniziare a prendere
anche volume, che poi viene canalizzata in maniera più semplice nella galleria. Questo escamotage è stato molto importante perché in realtà, più che un escamotage, era un'esigenza tecnica, si sono posti il problema di come fare a mantenere l'opera, tant'è che ancora oggi nella galleria storica, quella che arriva fino a Santa Maria di Leuca, in realtà l'acqua arriva a pelo libero, anche se in questa maniera particolare, cioè sottoterra, senza consumare un kilowatt di energia elettrica, proprio per la conformazione che ha questa galleria, che non è una galleria piana, diciamo così, come quelle delle autostrade, ma praticamente una grande scala che comincia da Caposele e ogni chilometro più o meno cala di un metro, arrivando fino a Santa Maria di Leuca. Questa conformazione più il peso e la forza della massa d'acqua fanno sì che ancora oggi si verifichi questo miracolo, che è un po' anche quello che ci avevano insegnato i romani, ma al contrario, se vogliamo, perché qui il pelo libero dell'acqua ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo sottoterra. Questa stanza qui è la stanza dove ci sono anche gli impianti. Un'altra magia legata alle strutture di questo acquedotto è proprio relativa al fatto che anche le sue parti meccaniche, pur fuse qui nel 1909, in realtà sono ancora operative. Queste chiuse sono oggi manutenute dalle persone, dagli operatori dell'acquedotto pugliese, che quando devono chiudere il canale, ad esempio per fare delle manutenzioni, quando devono chiudere la galleria, in realtà fanno delle manovre proprio manuali ancora oggi. Manuali perché non c'è un sistema migliore per far spostare tutta questa quantità d'acqua. In realtà si lavora in parallelo e quindi due operai alla volta devono compiere qualcosa come almeno 700 giri, circa 700 giri per poter chiudere totalmente, diciamo, la paratia e quindi deviare l'acqua da sottoterra fino nel canale che c'è, che sbuca in Piazza Sanità. Un'emozione, cioè, che si prova a vedere diciamo questa sicuramente stupenda e quantomeno tra virgolette faraonica. Pensare cosa hanno lavorato le persone che l'hanno costruita, tutte queste pietre che le hanno scolpite a mano e vedere anche la portata dell'acqua è una cosa impressionante. E ci dicevano che oggi non c'è piena massima. No. Oggi non c'è piena massima perché è il periodo in cui non è ancora arrivata la piena arriva a luglio e agosto, contrariamente a quello che si può pensare che potrebbe essere in questo periodo, perché le nevi e gli affluenti che poi vengono filtrati attraverso la montagna e poi arriveranno qua, quindi arriveranno fra qualche mese. Signora, ci sono delle bellezze uniche in Alta Irpinia, però forse in pochi riescono a capirlo e a dirlo. Sì, le bellezze in Irpinia ce ne sono tantissime, ma tante da scoprire. Bisogna forse mettere rete, metterle insieme, non chiudersi nel... Pubblicizzarle. Siamo con Natasha, una delle ragazze che collabora per il progetto che sta dando un grande successo a Caposele, perché siete più di 40 ragazzi che lavorate per rilanciare anche il turismo in questa cittadina, contornata da stupendi bambini, come potrà far vedere il nostro cameraman. Natasha, che emozioni si provano a vivere queste sorgenti e farle vivere a chi le visita? Beh, è una bellissima sensazione, perché ovviamente qualcosa di tuo che trasporti ad un'altra persona e giustamente apprezzano, cosa che noi forse non facciamo in... non apprezziamo a tal punto le nostre risorse, diciamo così. Le nostre bellezze. Bellezze soprattutto, sì. E quindi quando loro rimangono ovviamente esterrefatti da tutta sta bellezza che abbiamo, è piacevole anche per noi. Grazie. Bambini, vi posso chiedere una cosa? Però vi dovete venire vicino a me. Avete mai vista tanta acqua? Sì. Quindi no. No. E tu? No. No? Ma vi fa paura tanta acqua? No. Quindi adesso andate a vedere. Sì. Ok. Ciao, salutate delle nostre. Ciao.
ed è semplicemente emozionante, amici di Telenostra, stare praticamente all'inizio delle sorgenti del Sele. Da quella mini galleria, da quella galleria arrivano le acque del Monte Plafagone, come ci ha spiegato Concetta Mattia, e si vanno ad incanalare, come vedremo fra qualche istante, in un primo tratto di galleria che è la galleria Rosalba, che si ha per circa 400 metri, per poi partire nella Pavoncelli, la famosa Pavoncelli della quale tanto si sta parlando rispetto anche alla costruzione della Pavoncelli bis, ma qui si andrebbe in un altro tema, in un'altra questione, anche se di stretta attualità. Io mi zittisco, lascio il posto alle immagini, immagini spettacolari, immagini che dimostrano la bellezza della natura. E se poi Francesco andrà in questi vortici, è vero, si ha la sensazione di stare su un oro blu. Siamo con Gerardo Malanga nel pieno delle gallerie nelle quali arrivano le acque che poi arriveranno nel fiume Sele. Qua vediamo praticamente, c'è questa che mi dicevi, è una paratia, giù. Praticamente che non è usata spesso, di solito usiamo quelle dell'altra parte. Questa qua in caso di emergenza viene usata, perché abbassando questa si alza il livello da questo lato qua, diciamo, e l'acqua scarica completamente al fiume. Quindi è quello che ci diceva Concetta prima. Ecco, qua non è controllabile, diciamo, la mandi completamente al fiume, mentre dall'altra parte la puoi controllare, diciamo, la quantità dell'acqua che vuoi mandare al fiume. Ringraziamo Gerardo e ci avviamo verso la galleria Rosalba, che è lunga 400 metri ed il primo tratto della Pavoncelli che porta l'acqua fino a Santa Maria di Leuca. E come detto, passiamo dalle parole ai fatti, al concreto. Si parla tanto di acqua che arriva in Puglia, si parla tanto del bene prezioso che abbiamo in Irpinia. Ecco, da questo punto, questo è uno dei punti più importanti, forse il più importante punto della provincia di Avellino, che avvia le acque irpine in Puglia. Qui si dovrebbe aprire un capitolo particolare, che però evitiamo quest'oggi perché, ripetiamo, è di stretta attualità, ma bisogna far capire un po' a tutti che almeno ci vuole più rispetto per queste acque, perché queste acque in Puglia portano la vita, e quindi ci vuole rispetto per la vita di queste acque e dei popoli e dei territori che le partoriscono e le mandano nelle varie regioni dell'Italia meridionale. Detto questo, che credo sia qualcosa di veramente emozionante, passeremo fra qualche istante, sempre con il presidente della Prologo, Concetta Mattia, a vedere che cos'è il fiume Sele. Andremo a passeggio sulle sponde del fiume Sele. Seguiteci, perché sarà anche questa un'esperienza più che emozionante. E come ci raccontava il presidente della Prologo, ma anche Gerardo Malanga dell'acquedotto pugliese, nel momento in cui vengono chiuse quelle paratie, l'acqua del Monte Plafagone arriva in questo fiume, il fiume che sta riprendendo Francesco Rinaldi, che in questo momento è al 10%, Concetta Mattia, ma quando è in piena è qualcosa di eccezionale. È ovvio, insomma, più che un fiume, per essere corretti, questo è diventato un fiume perché si è un po' naturalizzato, per fortuna la natura, diciamo,
comprende e copre bene anche le opere diciamo fatte dall'uomo. Questo è il 10%, il famoso minimo deflusso vitale, che comunque dalle sorgenti viene preso e fatto defluire nel corso naturale del fiume Sele. Ovviamente quando diciamo, c'è questa situazione in cui viene chiusa l'acqua diciamo, nel canale principale, questo canale era stato fatto apposta proprio per contenere le acque che escono. Ovviamente avendo una sezione più stretta si crea l'effetto diciamo, schiumoso dell'acqua, è molto bello e vi posso assicurare che ad esempio anche su questo belvedere che è stato messo apposta è perché ti arrivano gli schizzi anche a questa altezza, siamo a 3-4 metri da qua ed effettivamente è una mole d'acqua che a parte una sua bellezza insomma normale fa anche un effetto scenico stupendo. E allora adesso venite con noi perché vedremo qualche mini cascata, vedremo un po' il fiume Sele da vicino, ne vedremo ancora delle belle, sempre qui a Caposele, nella giornata mondiale dell'acqua. So when springtime comes and blossoms grow. Ed è in questo punto che secondo me si può sintetizzare la magia delle montagne, dell'acqua, dell'ambiente, delle bellezze naturalistiche di Caposele. Come vogliamo dire, qui c'è uno spaccato spettacolare del fiume Sele che Concetta Mattia ancora una volta con noi qui ci spiega in modo veloce. Vediamo che qui il fiume sembra chiudersi tra due montagne, Concetta. In realtà è così, noi siamo proprio sul percorso naturale e siamo in area di parco fluviale del fiume Sele, infatti insomma siamo su questo piccolo percorso che comunque diciamo così ti fa seguire tutto l'impianto dell'acquedotto, anche se in realtà qui quasi non lo notiamo. La natura in questa parte diciamo di territorio, essendo anche insomma tutelata da un punto di vista normativo, è stata rimasta volutamente, lasciata volutamente così com'è, si sta evolvendo naturalmente e quindi sì, la bellezza alla quale ti riferivi è proprio dovuta al fatto che comunque questo fiume si è un po' anche reinventato, no? Sono le cascate che vediamo, le altre infrastrutturazioni, non è un fiume in piena come era una volta, ma ha ripreso una sua forma, una sua bellezza con degli scorci come quello che hai fatto vedere prima, che in effetti sono comunque il modo bellissimo che ha la natura di riproporsi anche quando viene, diciamo così, tra virgolette, inficiata da un'opera gigantesca quale poteva essere l'acquedotto pugliese. In realtà quando le cose si fanno anche con un minimo di criterio, insomma stiamo ampiamente dimostrando che c'è spazio anche per altro e tutto sommato oggi siamo qui a raccontare una storia che è sì di solidarietà, però tutto sommato ha dato anche modo ad un paese, ripeto, e ad un fiume che caratterizza fortemente questo paese di reinventarsi e di mantenere una struttura propria comunque ancora molto bella. E con Concetta ci avviamo anche verso la fine di questo speciale, prima di certificare insieme alla Prologo che Telenostra e Prima TV sono state qui a Caposele, ci avviamo perché vogliamo andare a pochi centimetri dal fiume Sele. Andiamo Concetta. Keep me drinking now, 'cause all these colors in your eyes might keep me thinking, oh, 'cause all these colors in your chest. E come detto, siamo arrivati proprio sul fiume Sele. Siamo dentro, il presidente della Prologo mi ha appena rimproverato perché queste sono le cose che i bambini e gli studenti in visita non possono fare, ma noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto uno strappo alla regola. Si sente il profumo del fiume, il profumo dell'acqua, il profumo del nostro oro blu. Vorrei fare semplicemente una considerazione.
siamo alla fine del nostro speciale, quindi i nostri telespettatori, Concetta, già hanno visto la parte superiore, quindi la portata di quell'acqua che va in Puglia non ha nulla a che vedere con quello che resta in Irpinia, resta nella Valle del Sele. Quindi una considerazione attuale, la ripeto, ma secondo me è importante, è il caso di iniziare a capire che questa terra è importante per gran parte del meridione d'Italia, forse merita anche un po' più di rispetto, Concetta. Ma in generale dovremmo tutti alla natura una forma di rispetto che ci deriva tra l'altro dall'essere componenti di questa natura. Per questo fiume in particolare è ovvio che magari alcuni più di altri dovrebbero avere un rispetto proprio di tipo quasi luterano, direi io, perché è vero che questo fiume ha risolto anche un sacco di problemi. È un fiume, se vogliamo, un fiume sociale, nel senso che davvero grazie alle acque portentose, diciamo, del fiume Sele, abbiamo, come si scriveva nella relazione tecnica che descriveva l'acquedotto pugliese, no? Aiutato i fratelli pugliesi assetati, la Sitibonda Puglia famosissima. È vero che, ripeto, è un'idea che è nata per questo motivo, e non solo un'idea che è nata per questo motivo, ma in realtà che è stata in maniera caparbia diciamo proposta, perché ovviamente, insomma, alla fine dell'Ottocento, quando si cercava di unire l'Italia, quando arrivò Camillo Rosalba e propose di traforare nei fatti quasi 300 chilometri di nazione, lo presero per un mezzo terrorista. Eppure, come sempre accade, le migliori idee sono quelle più, no, rivoluzionarie e particolari, anche quando si parla di una risorsa naturale come questa. Non fosse altro che per questa storia, che è davvero forse una delle ultime storie legate all'etica del lavoro, alla solidarietà, all'abnegazione al lavoro che ci è voluto, al sangue purtroppo anche che ci è voluto per tirarla su, e all'attualità. In realtà quest'opera ancora viene studiata ed è un punto di riferimento proprio perché stravolse tutto quello che i romani ci avevano insegnato fino al Novecento di acquedottistica, no? Il famoso pelo libero, e fa questa cosa che ancora oggi viene riferita come una meraviglia. Visto che ci sono, che le abbiamo, le nostre meraviglie, non solo valorizziamole, tuteliamone, e certo sì, abbiamone un grosso rispetto, perché possono ancora oggi insegnarci tante cose. Premesso che torneremo su questo argomento, perché l'acqua è qualcosa di importantissimo per l'Irpinia, vorrei dire, l'acqua è un bene comune, tutti noi lo sappiamo, però da irpini e da abitanti della Valle del Sele vorremmo essere orgogliosamente felici di dire che questo bene parte dal nostro territorio. Ora ci avviamo alle conclusioni e andiamo a certificare con la Proloco la presenza di Telenostra qui a Caposele. Where your shadow will never show, in the place that I want you the most. E la giornata dell'acqua qui a Caposele si chiuderà con la presentazione del libro di Domenico D'Alelio, uno scienziato che irpino, che però stanziato a Napoli per motivi professionali. Domenico, innanzitutto un tuo commento su Caposele. Possiamo dire, lo chiedo allo scienziato, è una magia? Allora sì, Caposele è una magia perché rappresenta una realtà bellissima di unione e di comunione tra aspetti culturali, aspetti naturalistici e anche ecologici, perché è un ambiente dove si produce l'acqua che viene utilizzata da tantissime persone che sono lontane da qui, e grazie a un regalo fatto dai caposelesi ormai 100 anni fa, la Puglia è diventata una delle regioni più floride d'Europa, quindi un posto magico per tanti aspetti, proprio si avverte la forza dell'acqua. E per chiudere questo nostro speciale qui a Caposele, siamo pronti a firmare la cartolina
preparata dal prologo di Caposele, in che consiste questa? Siamo sul documento. È ovvio che in una giornata come questa, e pensando insomma un po' coi ragazzi, di lasciare anche un ricordo alle persone che vengono, che ci sono venuti a trovare, ma che vengono a Caposele, abbiamo immaginato questa cartolina commemorativa che riporta innanzitutto la data e in questo caso quattro scorci della nostra acqua, tra l'altro posti che magari di sicuro le persone hanno già visto attraverso il vostro servizio. Questa cartolina ha un messaggio: in questa giornata io sono stato a Caposele, un messaggio molto semplice, e spieghiamo in questa parte della cartolina alle persone che riceveranno la cartolina, chiediamo ovviamente di farsi una foto e di girarsela sull'hashtag del sito del progetto www.festivalartcaposele.it oppure sulle nostre pagine Facebook che pure sono state attivate. L'idea è questa, è una valorizzazione che ha a che fare anche un po' con i social, visto che sono assolutamente molto in voga, ma rimanda un po' come il nostro fiume a radici antiche come quelle della cartolina. E con questa cartolina io a nome di Telenostra dico: io sono stato a Caposele. Con queste immagini, che sono un po' la sintesi della bellezza che abbiamo vissuto con questo nostro speciale, vi salutiamo da Caposele, terra dell'acqua. Abbiamo visto tantissime bellezze, abbiamo visto le sorgenti che fanno un vero e proprio regalo alla Puglia e ad altre regioni del sud, abbiamo visto il fiume Sele, le bellezze di alcune cascate, abbiamo parlato con il presidente della Proloco che ci ha raccontato tantissime cose, abbiamo parlato con dei visitatori delle sorgenti che erano estasiate da ciò che avevano visto, abbiamo fatto insomma una sintesi della bellezza, della natura, dell'ambiente e delle caratteristiche zone naturalistiche di questa stupenda cittadina di Caposele.